Buongiorno, faccio una recensione nella sezione per produttori artigiani a un professionista che non è propriamente un produttore, quindi non ci potete andare a comprare le cose, ma secondo me vi aiuta a rendere, almeno io lo sto sfruttando così spesso, la sua professionalità, vi aiuta a rendere quello che comprate più vicino all'idea che avevate in mente, perché se siete persone esigenti, spesso quello che trovate non è esattamente quello che c'è in testa. E inoltre, secondo me, fa un mestiere molto utile che è ritornato un po' in voga con gli anni della crisi economica. Infatti, qui a Recanati almeno due nuovi di questo tipo di professione sono stati aperti al pubblico in quel periodo, tra cui lui. E qui Tumblr oggi non vuole funzionare, stavo caricando le cose su Tumblr. Di cosa parlo? Parlo di un calzolaio. Il calzolaio è quello che di solito aggiusta le scarpe. Ok, aggiusta le scarpe e anche le borse. Questa è la mia borsa, la borsa che ho portato, la seconda. La prima ne parlo del lavoro che lui gli ha fatto fare sulla un'altra mia borsa, di pelle, sulla recensione per il produttore di borse, insomma, che la trovate in questo stesso gruppo di video. Avevo questa borsa da tanto che me l'ha regalato il mio compagno, ma siccome qui c'era la marca, sì, il nome dell'azienda, che non è una piccola azienda locale, ma in generale proprio mi dà fastidio il nome della cosa qui. Mi sono resa conto che per tanto tempo non l'ho portata, al di là che quando fino a qualche anno fa mi sentivo un po' a disagio, era una borsa per me adulta, non sapevo come portarla. Ma mi sono resa conto che insistevo, anche se mi piaceva molto, a non usarla perché c'era sto cavolo di marchio in bella vista. Però dovevo vedere se si poteva togliere, ma andava a rovinare la pelle. Allora sono andata da sto ragazzo, che poi adesso non si è saputo il nome, perché lui, io i nomi me li confondo, c'avevo un bigliettino da visita, chissà dove è andato a finire. Sono andata adesso a cercare su internet prima di fare la recensione e non compare. Però mi sono detta, alla fine non è una cosa che voi dovete contattare via internet, ordina qualcosa, è un luogo che basta che vi dico dov'è, dovete andarci se vi interessa e di persona e basta. Ed è il calzolaio di via Castelfidardo a Recanati. Se cercate su internet, Google va in confusione totale, quindi vi porterà dei calzolai di Castelfidardo che stanno in via Recanatese, una gran caciara. Lui probabilmente per qualche motivo non compare, appunto, ho fatto delle ricerche un po' più precise, ma non si trova. È un ragazzo dell'età mia, più giovane probabilmente. E come dicevo, insieme a pure un altro giovane che negli anni quelli più forti, focosi della crisi, ha aperto sto lavoratorio che sembra il suo lavoro demodé, no? Perché il calzolaio invece è stata una cosa intelligente, perché negli anni della crisi la gente invece buttava la scarpa, se è una scarpa buona, naturalmente tu puoi lavorare su una scarpa che c'ha qualcosa da dare, se compri delle scarpe che vi posso dire da 20 euro, da 15 euro, non c'è proprio niente da fare, insomma, quando si rovinano. Invece, una buona scarpa da tennis, a me è capitato con le Vans, che dovrebbero essere per andare sullo skate o che ne so, ai rave, io ci vado a passeggio, mi dura tantissimo, però siccome poggio male i piedi mi sarà consumata una parte, l'avevo fatta sistemare. O appunto le scarpe di pelle, quelle fatte bene, quelle buone, che magari ti si fa solo a consumare un po' sotto la suola, quello che è, e lui fa sto lavoro. Ed è una persona però disponibile, perché io se fossi andata al vecchio calzolaio che c'avevo in via Roma quando ero piccola, non avrebbe neanche capito perché gli andavo a chiedere di modificare una cosa che avevo comprato e trovare con me una soluzione che fosse alla portata di un lavoretto, perché questo comunque non è che del lavoro fa la ricostruzione delle borse, ok? E quello che vi fa spendere è sempre una manciata di euro, perché sono lavori che è questo il costo. Già ve lo dico perché una volta io lo feci notare e lui mi spiegò, che veramente l'ha attaccato anche il cartello, per spiegarlo, ma io il cartello non l'ho visto, che
questo professionista non vi fa la ricevuta non perché stai evadendo le tasse, ma perché non gli è richiesto. C'ha un registro dove registra tutte le cose, proprio io non lo sapevo, un tipo di lavoro così. Tanto che mi pare la seconda o terza volta che sono andato, ho detto ma lo scontrino, qualcosa, ho detto dice no, guarda, non devo darlo e il cartello sta là, sta alle vostre spalle quando entrate, quindi uno magari non ci fa caso. Quindi è una persona, e uno gli dice ma a me che me ne frega, io non chiedo mai la ricevuta manco quando spendo 300 euro dal medico. Bene, poi chiediti con cosa facciamo le strade. Comunque, mannaggia, qui si è rovinato un altro po'. Questa è una borsa che dicevo a me piace molto, però ecco, non ho sfruttato. Più mi sono resa conto che addosso è fatta bene, ma ad esempio i manici c'ha una pelle fina che si sta rovinando, insomma un po' così. Ho detto, ma la voglio quest'estate e pace, e poi quanto dura dura. Cioè, devo togliere sta cosa, perché sennò in giro non ci vado. Più forte di me. E allora sono andata a lui e ho detto guarda c'è sto problema, provate a vedere se strappava, se rovinava la pelle eccetera, e ho detto, dice guarda ci si può mettere una striscia, però dice, dico guarda falla nera perché qui c'hai i dettagli neri, ed è venuto fuori questa cosa che non è esattamente, si vede, quello che era l'originale, è diventata una cosa diversa, ma a me piace perché comunque ci dice con quello che è, questa è una cosa con la, come si chiama, la magnetica, e poi dentro c'è la borsa. E io quest'estate mi godrò sta borsa che, dice uno, non è perfettamente magari l'ideale del modello, poteva venire meglio. Io quello che credo che è importante è avvicinarsi il più possibile a te, quello che ci avevi in mente, senza farsi condizionare dagli altri. Faccio un esempio, i miei capelli non li ho tagliati corti dall'88, l'ultima volta che mi ritaglio corti mia madre, e odiai quell'esperienza perché poi non crescevano più, diventavano una nuvola, un macello. E quando mi sono decisa di tagliarli corti, c'avevo in mente cosa mi, più o meno mi piaceva, e volevo abbastanza corti. Sono andata da una parrucchiera, a presa a caso perché non stavo ai Canadi, e lei già ho capito che persona era. E purtroppo chi sta dall'altra parte, il professionista che sta dall'altra parte, tranne che non è proprio una persona molto matura sotto tanti punti di vista, non solo professionale, tende a spingere molto verso quello che è il suo gusto. Questa persona era una ragazza, che vi posso dire, classica ragazza del sud, con le unghie strafatti, i capelli strasistemati, il trucco, e quindi c'avevo un'idea della femminilità da cui proprio l'idea da cui io fuggo, al di là adesso che ho i capelli corti, comunque anche quando c'erano lunghi, e quindi mi fece tutto un discorso perché i capelli corti a lei non gli piaceva e poi è difficile da sistemare. Quando l'ho convinta, per quanto io ho cercato di ripetere più volte cosa volevo, mi ha fatto un taglio di quelli che va alla moda adesso. E che non solo, vabbè, io lo volevo corto sotto e un po' più lungo sopra, ma me l'aveva fatto quella bella simmetria che piace tanto alle parrucchiere di questo periodo. Di solito viene appioppata poi alle donne grasse, come se la cosa confondesse dalla grassitudine del soggetto, dalla grassezza del soggetto, invece no, le rende solo più ridicole. E i tagli asimmetrici io li odio, no? Mi dà un senso di una persona che ci ha avuto dei problemi nel la simmetria, anche nel vestiario è un tocco che può aiutare l'occhio a trovare un insieme armonico, no? Cioè la simmetria è un po' per i contadini, tutto simmetrico, preciso. Però nei capelli, o come nei cappelli, cioè, mi dà un senso di difficoltà mentale nella persona che sta dall'altra parte. Ecco, i ragazzi che vanno in giro col cappello da una parte, e poi questa cosa è iniziata ad andare in moda con giovanotti negli anni 80, e quindi non è che non è la mia generazione, ma mi ha sempre saputo una persona che non è in grado di addirittura mettersi un cappello, quindi c'ha delle difficoltà mentali grosse. Così, diversamente, sti capelli, no, che deve essere da una parte lunghi e da una parte corti, cioè, a meno che non è proprio una pettinatura punk dove c'è tutto rasato da una parte lungo da un'altra, mi sta proprio una gran cagata. Vabbè, quindi io mi sono trovata questo taglio che, per quanto avevo cercato di metterci del mio, non mi corrispondeva. Sono arrivata a casa, ho fatto il possibile per almeno levare quella asimmetria.
E continuo a gestirmelo da sola, non perché penso che sia meglio di un parrucchiere, anzi, cioè, c'ho proprio paura ogni volta che devo scorciarmeli sotto. Poi lei è stata molto gentile, mi ha spiegato, dice, guarda, se vuoi tenerli corti sotto, usa la macchinetta, sta lunghezza, eccetera. Cioè, io il massimo che ho fatto l'ho spuntato dal compagno mio, ma che ce la lunghi fino a qua giù, quindi gli levi così e chi se ne accorge. Non è proprio un campo che mi interessa poi approfondire, però mi sono detta, meglio fa poco, cerca più o meno, però di creare qualcosa che mi assomiglia, che andrà ogni volta poi da un professionista, che ormai il lavoro del parrucchiere è aggiungere 20 euro a quello che è il lavoro di base, dei prodotti inutili. Questa ogni volta mi ha lavato i capelli due volte, mi ha messo una marea di stronzate che veramente mi è venuta le sudarelle, adesso quanto pago. Infatti, rispetto a uno che si è fatto un taglio, ho pagato tanto. Quindi andando a far munge per una cosa che non mi corrisponde, non me va. Ecco, lo stesso quando compro delle cose. Se io potessi, ma da quando ero ragazzina, perché ho sempre nella mia ignoranza totale disegnato e la casa che volevo e i vestiti che volevo e esattamente quello che più o meno mi piaceva, andrei da un artigiano che sa fare veramente le borse e, basandomi su quello che lui fa, cercare di trovare qualcosa che mi assomigli. Quando uno non può anche economicamente fare queste cose, che poi voglio dire, non so per tutti, può modificare quello che c'è sotto mano. Io sta cosa, e siccome io non sono assolutamente una donna che c'ha voglia di, al di là che questa la borsa di pelle non la cucio in casa, ma anche fosse un vestito di mettermi lì, comprare la macchina da cucina, massimo faccio il rammendo. Usi dei professionisti, come in questo caso il simpatico calzolaio di via Castelfidardo Recanati, che non so come si chiama, che però lo vedete, cioè è sulla via, cioè in linea tutte le botteghe, sembra il presepe, cioè il primo è lui, il calzolaio, poi c'è il bar, sta tutte lì, come potete sapere. E ho cercato, e lui è una persona disponibile, che ha cercato di capire cosa si poteva fare e mi ha aiutato. Quindi il consiglio è duplice: andate o dai calzolai che ci avete vicino casa, quindi vi sto incitando a comprare prodotti più buoni di quelli che comprate di solito, con un modello che vada oltre la moda e che voi potete gestire nel tempo. E quando qualcosa, o all'inizio già non vi piace qualche dettaglio, o magari se usura, andate a questi professionisti che sono bravi e con poco ve danno indietro un prodotto che potete continuare a gustare. E questo non è un atteggiamento da dirchi, ma vi aiuta a essere un po' più consapevoli sui consumi che fate, perché non avete bisogno ogni anno di una fornitura nuova di scarpe, vestiti che siano esattamente corrispondenti alla moda di quel momento. Non vi serve, proprio non vi serve. E quindi aiuta un po' a disintossicarsi, come non guarda più i programmi di cucina, che ti dà continuamente quell'appetito, quella se uno può come me piace cucinare, potrei fare quello, diventa una mania, diventa un'ansia uguale a chi ha altri problemi con altre droghe. Disintossicarsi vi fa capire esattamente quello che volete, questa è una cosa che vi fa bene a voi, non è che uno dopo poi spende tantissimo, però per trovare esattamente quello che volete. E siccome esattamente quello che uno vuole, a meno che non è veramente così ricco che vada al sarto, e poi devi averci anche delle conoscenze, non basta i soldi, no? Dici voglio questo, ci sono dei lavoratori che ci avete vicino casa, che i cui servizi costano veramente poco, che vi possono aiutare. E quindi ve li consiglio, andate ai calzolai. Se passate a Recanati, andate dal suo ragazzo, perché è bravo professionista, disponibile, puntuale, che non fa mai male quando uno va a prendere le cose che tante volte non sai mai, cioè a volte no, succede, le date che vengono date, assicurate, poi ti presenti e sembra la cosa più normale di sto mondo che devi pocciarti la scusa che viene inventata su due piedi perché quello che dovevi averci non ce l'hai. Quindi già questo è un motivo per fare pubblicità, e vi saluto perché vado a mangiare e sto affamatissima. Alla prossima recensione, ciao.